I due errori più comuni da chi vive stressato, sempre di corsa, sempre con alti livelli di cortisolo e 5 soluzioni per eliminare lo stress. Io sono Luca Veronese, esperto in strategie bruciagrassi e metabolismo lento e oggi voglio parlare di stress perché sì, lo stress può farci ingrassare, dobbiamo capire che ci sono dei meccanismi molto atavici in realtà che hanno a che fare con la nostra evoluzione e lo stress Inteso come stress al giorno d'oggi, ci sono tante forme di stress. Si può farci ingrassare e ci può danneggiare realmente, può ridurci la qualità della vita. Ci fa svegliare stanchi, dormi non riusciamo a dormire. Poi ci svegliamo stanchi. E ci sono due errori grandi che io vedo lì fuori fare in persone che magari hanno ritmi di vita abbastanza frenetici. Ma quello che fanno queste due cose ammazza letteralmente e da un, un per dieci ai tuoi livelli di stress. Uh, il primo svegliarsi e come prima cosa caffè. Questo dà un, un, uno stimolo forte al tuo sistema nervoso, stressa le tue ghiandole surrenali, le stanca letteralmente, probabilmente aumenta ancora di più i tuoi livelli di cortisolo. Ti sveglia. Ma ti sveglia in una maniera mm, sovrastimolando, sovraccitando il tuo sistema nervoso. E il secondo grande errore che dopo a questo video smetterai di fare perché ti do 5 soluzioni veramente che funzionano, perché prima di tutto le ho applicate personalmente e poi su migliaia di persone che stanno applicando tutti i consigli di questo canale con grandi benefici, sono sicuro che anche questi 5 consigli saranno una svolta e un'interessante scoperta. L'altro è la colazione, la colazione italiana. Ragazzi io sono in Italia in questo periodo, vai nei bar, brioche torte, gelati, alle 7 del mattino biscotti, bomboloni alla crema, tutto meno che qualcosa di proteico, qualcosa di sano. Cominciare la colazione con questi tipi di alimenti, quindi con alimenti aggressori, con brioche piuttosto che fette biscottate, piuttosto che cereali da colazione, sono tutti zuccheri. E se io lo faccio come prima cosa al mattino... È veramente veramente un'aggressione. Si chiamano alimenti aggressori. E notare che è importante capire che il momento. Quindi, io non sto dicendo che il caffè è malo, sto dicendo che il caffè come prima cosa al mattino è malo. Il caffè lo potrei bere alle 10 dopo aver fatto questi 5 passi che ti dico: totalmente diverso. Perché il primo momento della giornata mi eh, la prima cosa che metto in bocca mi ha messo che sia cibo. Attiva tutti i neurotrasmettitori che avrò in quella giornata. Ora, per capire in realtà meglio lo stress cos'è e perché il corpo si comporta così, e perché in realtà ho questa pancia e mi ingrasso anche se magari sto mangiando bene ma sono stressato, dobbiamo capire che uh, in natura, se noi siamo stressati, è perché molto probabilmente c'è un pericolo imminente. Noi ci siamo evoluti con un meccanismo che si chiama di lotto o fuggi. Quindi mi trovo la tigre davanti o lotto o devo fuggire per salvarmi la vita. E quando ho una condizione di stress, il corpo mi mette nel sangue tutto quello che ha, adrenalina, eh, zucchero, eh, grassi, tutto, tutto. Butta tutto nel sangue e mi dà mh, immediata energia, immediata disponibilità, tutta questa energia per lottare o fuggire. Ma cosa succede quando lo stress non è reale? Quando abbiamo pensieri che ci stressano, quando siamo stressati emotivamente, quando siamo stressati per deficienza nutrizionale, quando siamo stressati perché abbiamo pensieri sul lungo termine o abbiamo dormito male o consumiamo alimenti aggressori o consumiamo alimenti nuovi che per il corpo sono qualcosa di strano. Beh, questo, tutto questo è stress. E lo stress cosa fa? Prende zucchero, lo mette nel sangue. E se tutto questo zucchero non verrà usato, Cosa fa? Lo come grasso perché beh in questo momento sei in pericolo, io non so se, quando tu potrai mangiare di nuovo, quindi immagazzina nel fegato grasso, nel grasso addominale e quindi lo stress va bene quando è di breve durata come in natura dovrebbe essere. Lo stress che abbiamo ad oggi per lo stile di vita è un gran problema, i due grandi errori sono caffè come prima cosa al mattino e cominciare con una colazione pessima. Ora andiamo alle soluzioni, 5 soluzioni, condividi questo video con persone che magari vivono stressate, mangiano bene e fanno fatica a dimagrire, lascia un like, lascia un commento, iscriviti a questo canale perché troverai tanti contenuti utili e il tuo contributo uh, iscrivendoti è un enorme contributo che puoi dare a me per far sì che questi messaggi, questo canale, queste informazioni possano arrivare a quante più persone possibili. Thank you. Ora andiamo alle soluzioni. Allora, la prima, io voglio cominciare la mia giornata nel migliore dei modi, quindi al posto del caffè, per un periodo fai così, fai un, un piccolo cocktail molto semplice con acqua, sale e limone. Il limone è alcalino e al mattino mi va bene, ma quel sale aiuta le mie ghiandole surrenali, che regolano appunto la mia cascata ormonale che avrò durante tutto il giorno quindi al posto di quel caffè al mattino faccio questo cocktail due come prima cosa al mattino dico al mio cervello al mio corpo che è mattino come come fa il corpo a sapere che ora è non lo sa oggi noi guardiamo un orologio perché siamo chiusi dentro perché non sappiamo nemmeno se c'è il sole fuori e guardiamo l'ora ma il nostro cervello non può sapere che ora è e l'unica maniera che ha per farlo è con il sole. Quindi dedicati 5 minuti, solamente 5, per prenderti quei 3-5 minuti di luce naturale dell'alba, del sole, del mattino, perché tu stai inviando dei messaggi al tuo cervello. E il nostro corpo rilascia ormoni in ogni ora del giorno in base all'ora. E l'unica maniera che per farlo è sincronizzarsi col sole. Noi siamo sincronizzati col sole e dovremo tornare a farlo. Io al mattino ti dico cosa faccio io, mi sveglio, mi faccio non tutti i giorni a dire la verità, però l'ho fatto per un lungo periodo per uscire dallo stress, quando avevo un metabolismo completamente devastato, sì anch'io arrivo da lì, e poi esco, eh, mi metto con i piedi sull'erba, sull'erba, connessione a terra, c'è un video qui sul canale, parlo della connessione a terra e... Due minuti in realtà, due minuti senza finestre, deve essere all'aperto osservando il sole. Prova perché cambia realmente l'inizio della giornata. Numero tre, se hai la possibilità fai dell'esercizio. Fai... L'importanza di questo esercizio inteso per lo stress è raggiungere una leggera sudorazione. Noi quando facciamo dell'attività fisica ovviamente attiviamo ancora di più il sistema nervoso simpatico quello detto anche eccitato e che in caso di stress in persone stressate è già ben attivo quindi io tu dici ma come luca ho già il sistema nervoso fuori controllo dovrei anche allenarmi per eccitarlo ancora di più no in realtà quando io faccio un allenamento che sia una camminata o che sia qualsiasi altra cosa che sia con i pesi quello che vuoi quando tu raggiungi una leggera sudorazione significa che in quel momento il corpo sta attivando il sistema passivo eh, quindi sì, l'allenamento attiva il sistema nervoso simpatico, eccitato, ma poi quando arrivo a una leggera sudorazione perché si è attivato il passivo. Quindi sto favorendo il sistema nervoso passivo e quindi questo è il mio consiglio numero 3, fai dell'esercizio anche poco, eh, ovviamente è facoltativo, però puoi valutare di includerlo. Numero 4, questo è importante, questo è molto importante, la colazione. No possiamo cominciare con una colazione all'italiana raga mi raccomando quindi colazione metabolica trovi un video qui sul canale numero 131 e non l'ho detto prima che anche per il punto numero 1 trovi un video che è il 111 ero a, a dove ero ero a Tulum dove ho fatto questo video del, dell'acqua sale lime eh, numero 111 mentre la colazione metabolica eravamo a. Uh, playa del carmen sempre in messico e la colazione metabolica uova bacon e avocado se hai dubbi sul bacon trovi sul canale un video sul bacon che è stato per molti anni messo in cattiva luce in realtà il bacon non ha niente che non va va benissimo questa colazione è semplice nutriente che è la colazione metabolica e ti invito a provarla ti invito a farla uh, perché cambierai totalmente il tuo modo di iniziare le giornate non inizierai con quel picco di insulina, non inizierai con quel picco di zuccheri, inizierai con proteine, inizierai con dei grassi buoni, avrai il totale controllo di questi zuccheri nel sangue che se sei una persona stressata, il corpo quando tu ti svegli, um, se sei tendenzialmente stressato, hai già livelli alti di zuccheri nel sangue. Quindi l'ultima cosa che vogliamo è aggiungere altri zuccheri in modo che il corpo debba rilasciare altra insulina. Questo è quello che non vogliamo perché tutto quel grasso ti va sulla pancia, ok? Ti fa svegliare stanco, ti fa iniziare la giornata stanco e quel picco poi avrà un, uh, un abbassamento: quindi alle 10 ti sentirei stanco, ti sentirai stanchissimo, avrai bisogno di qualcos'altro per tirarti su: quindi ancora caffè e ancora il biscottino, ragazzi. Così è come vivono le persone, tirano avanti, ovvio che poi sono stressate. Questo è il punto numero 4. Punto numero 5. Mm, questo deve stare qua. punto numero 5. Calma, Calma è un mix di piante e funghi adattogeni, arrivano dall'antica medicina tradizionale indiana e si va indietro di migliaia di anni, si parla di 3000-5000 anni fa. Adattogeni non sono uno stimolo, hanno, hanno tantissimi benefici, però per quello che riguarda lo stress dobbiamo capire che eh, non sono uno stimolo al sistema nervoso, ma prendono la mia energia e in un certo senso viene Uh, riutilizzata quindi non, non viene dato uno stimolo al sistema nervoso non è qualcosa di adrenergico ma uh, non lo so se sono ansioso uh, mi danno mi calmano questa questa ansia se voglio migliorare il mio umore mi stimolano serotonina dopamina e realmente vanno a equilibrare equilibrare il sistema nervoso riesco a tranquillizzare questo sistema nervoso sovrastimolato sovraeccitato e ritrovare quella calma centrata per questo si chiama calma in realtà io dico gli adattogeni bisogna provarli bisogna provarli perché spiegarli possiamo spiegarli tutte le proprietà ma quando tu li provi capisci capisci realmente che cosa significa e ti possono aiutare se hai ansia ti possono aiutare appunto per lo stress eh, ti può aiutare a dormire meglio ma non è un sonnifero un sonnifero non ti fa stanchezza eh, può essere preso in qualsiasi parte del giorno ovviamente distante dal caffè se vuoi prenderlo al mattino puoi prenderlo al mattino ti danno, non ti danno sonnolenza, ti danno calma centrata ti danno focus ok ti danno vera energia quindi se tu fai questi passi parti per esempio con acqua lime sale gli adattogeni tu riacquisisci quella vera energia che è totalmente diverso da Prendere a calci le ghiandole surrenali con caffè, con dolci, con zucchero per tenermi sveglio. Ok, questo è il concetto che voglio che venga compreso. Spero che questo video ti sia stato di grande aiuto. Applica questi 5 passi e spero realmente che tu possa migliorare la qualità della tua vita. Noi ci vediamo qui tutte le settimane. Ciao.